Tutti. Allora, benvenuti al laboratorio Forchette di Cartone, un laboratorio che mette insieme l'artigianato, il saper fare manuale, l'illustrazione e la grafica artigianale. È sostenuto dall'iniziativa Laboratori dal Basso, un'iniziativa dell'ACI, collaborazione della Regione Puglia, sostenuto e finanziato. Oggi siamo qui con l'illustratrice tedesca Larissa Bertonasco che si presenterà a far vedere questa mattina un po' tutto il suo lavoro, i libri. Nel pomeriggio è prevista e anche domani, quindi una parte prettamente laboratoriale, quindi molto pratica. Vi ricordo inoltre che questa sera alle ore 20 presso la libreria Le Storie Nuove ci sarà l'inaugurazione della mostra Identità Gastronomiche, che è un'attività extra lab che abbiamo pensato e che appunto mette insieme, abbiamo chiamato a raccolta un po' gli illustratori pugliesi a un po' misurarsi con quello che era il tema appunto Identità Gastronomiche, quindi invito tutti insomma a vedere questa mostra. Inoltre ricordo che se c'è qualche domanda che volete fare a Larissa, vi preghiamo di utilizzare il microfono perché siamo in diretta streaming e quindi magari ci sentono anche da casa. Ok, perfetto. Buona giornata. Va bene. Allora, primo voglio anche ringraziare la Stefania, Vittoria e Serena per avermi invitato qua a Conversano. Ci sono per la prima volta, ma è molto carino. Sì, comincio subito a farvi vedere delle mie illustrazioni e sempre racconta un po' cosa faccio. Va bene. Vedete tutti bene la scherma? Ok. Ok, come ha detto Vittoria, sono tedesca, ma non sono tedesca, sono tutta tedesca e sono anche mezza italiana. Mio padre è di Finale Ligure, della Liguria, e per questo ho anche una connessione con questo paese, anche se il mio italiano non è per niente perfetto, però purtroppo non ho imparato. Come bambina ho imparato l'italiano dopo che ho finito scuola, sono stato un anno a Siena, in questo anno ho imparato la lingua un po', ma non perfetto. Ok. Lavora come illustratrice freelance più di 10 anni. Lavoro nel mio studio a casa mia, prima ho lavorato anche con dei colleghi nei studio comuni in diversi posti, ma adesso che abbiamo molto spazio a casa ho trasferito il mio studio a casa. Vivo ad Amburgo anche da più di 20 anni. Ad Amburgo ho studiato illustrazione all'università, non so come si chiama in italiano, Hochschule für angewandte Wissenschaften, Fachbereich Gestaltung. Ok. Ho studiato illustrazione, ho fatto la mia tesi di diploma nell'anno 2003. Sì, scusa, volevo prima raccontare un'altra cosa. Qua vedete la mia scrivania, come è molto tipico, è molto caotico. Come vedete anche si vede un po' le cose che preferisco usare per fare illustrazioni. Uso il colore acrilico soprattutto, ma mi piace anche usare molto elementi per fare il collage, come cartoni che raccolgo sul mercato, questi punti e timbri, diverse cose, anche diversi materiali. Così le mie illustrazioni sono sempre molto con una tecnica mista. Sì. Adesso la tesi di diploma che volevo raccontare. Ho fatto la tesi nell'anno 2003
Come tema ho scelto fare un libro su mia nonna italiana, che era una cuoca bravissima. E l'idea anche era di raccogliere le sue ricette, ma la seconda cosa che era un po' una scusa per andare a vivere 3 mesi in Italia, perché volevo fare qualcosa per avere anche un tempo bello in questo periodo. Così sono andato a vivere a Finale Ligure per 3 mesi e ho cucinato con mia nonna e l'idea era non solo raccogliere le sue ricette, ma anche di raccogliere le storie che lei mi racconta e raccogliere anche queste storie della mia infanzia che sono molto collegate con le ricette perché avevo l'impressione che ogni volta che vengo in Italia e mangio i suoi ravioli o questi piatti tipici che lei fa, tutte le memorie della mia infanzia sono in questi piatti, di queste ricette. E così è un po' un libro non solo di ricette, ma anche delle memorie di me e di mia nonna. E così ogni capitolo c'è una piccola storia, una piccola aneddota. Di mia nonna, di me, e poi ogni storia ha le ricette che sono collegate con questa storia. E qua vedete me e mia nonna, perché l'ha chiesto se lei ha voglia di fare questo progetto con me, perché ha dedicato anche molto tempo con me a farmi vedere tutte le sue ricette. All'inizio era un po' scettica e ha detto, perché lei era una donna molto pratica che piaceva cucinare, lavorare e stava con 2 gambe sulla terra, si dice così. Io come un'artista, per lei non era una professione, una che fa disegni, non è una cosa che per guadagnare soldi così, lei all'inizio era un po' scettica. Però poi, con il tempo, anche quando poi è uscito questo libro, La nonna, la cucina, la vita, ha avuto anche successo e i giornali ne hanno scritto e ha cambiato un po' e ha apprezzato più la mia professione. Sì, qua. In questo progetto ho cominciato a fare un libro con le schizze. Perché volevo fare le schizze e dopo volevo fare le illustrazioni giusti. E ho fatto un grande libro con gli schizzi e poi sono andato dal mio professore e ho fatto vedere queste che per me erano le schizze, non queste illustrazioni vere. E avevo l'idea, ok, adesso comincio a fare le illustrazioni finali per il libro. E poi il professore mi ha detto: "Ah, sono perfetti, devi prendere questi per questo libro perché sono più originali, sono più vivaci." E questo, quasi vede, questo mi ha fatto, su questo ho imparato molto che spesso non farlo perfetto è sempre importante, ma che viene più, anche un po' più autentico, che fai nel momento. Se lo rifai, spesse volte se lo rifai più perfetto, i disegni non diventano più così belli. In questo libro, come vedete, ho anche usato delle tecniche molto diverse. Ho fatto con la colore di acrilo, con i timbri, con la matita, con l'inchiostro, poi ho usato, come vedete, ho usato anche molto la tipografia come mezzo di impaginare le illustrazioni. E in questo progetto anche ho sviluppato un po' il mio stile, perché prima ho sempre fatto più illustrazioni per una illustrazione o due o tre per una cosa, ma veramente lavorare su un tema per così tanto tempo e anche con così tante immagini mi ha aiutato molto di concentrarmi un po' di. E un'altra cosa che era anche importante, che era un progetto che avevo da fare molto con me stesso, che era un progetto del cuore,
che era molto importante per me stesso. Questo è come un motore che ti aiuta a andare avanti. Sì, ho usato anche foto vecchie che mi ha dato mia nonna, come ispirazione. Ho fatto anche delle foto a finale. Ho usato un po' diverse, sì, diverse ispirazioni per le illustrazioni. E quindi non è un libro di ricette molto tipico, perché le illustrazioni, come vedete, non fanno vedere i piatti come si conosce normalmente, spesso i foto con i piatti. Ho illustrato più la vita di mia nonna, l'atmosfera, quello che per me fa un po' l'Italia. Quindi è stato un po' il primo libro di questo tipo. Ho cercato una casa editrice, era il mio libro che è stato pubblicato, è sulla Fiera di Libri a Francoforte. Tutte le case editrici sono rimasti un po' scettici, che hanno detto queste case editrici che fanno più un po' libri di artificiale o d'arte, hanno detto: ah, ci piace, ma non facciamo libri di ricette. E queste case editrici che sono più per i libri di ricette hanno detto: ah, per noi è un po' troppo d'artistico. E quindi non era molto facile, ma poi ho trovato una casa editrice che si chiama Gerstenberg in Germania, e loro hanno già fatto una fila, no, come si dice, una catena di libri di questo tipo, per esempio ricette, storie, crimi, gialli, si dice gialli, è collegato con ricette. E così andava bene. Poi questo libro è stato a sorpresa, ha avuto molto successo in Germania, ma poi sono state anche vendute delle licenze nell'estero. È stato pubblicato in Australia, in Polonia, in Francia, in Slovenia e in diversi paesi. Come sono sempre un po' le copertine delle volte sono un po' diverse. E poi di questo libro hanno fatto dei calendari per 4 anni, poi hanno fatto pure una CD con registrato solo le storie, non le ricette, ma queste storie che ho raccontato. E poi hanno anche fatto prodotti, come vedete qua, per cucina, ma come si dice questo i guanti per mettere le pentole? Sì. E poi dei amici delle volte mi hanno mandato queste foto. Oh, sono stato, non so, a Monaco e ho visto questa vetrina, questo vetro con tutti i tuoi prodotti, mi hanno fatto queste foto. Ok, questo è stato il mio entrata nel mondo di essere una illustratrice. Ho avuto molta fortuna anche con questo progetto che mi ha subito. Non ho dovuto fare tanta pubblicità perché con questo libro poi sono stato chiesto di diversi giornali e altri clienti di fare illustrazioni per loro. All'inizio ho lavorato moltissimo per un giornale femminile, una rivista femminile che si chiama Brigitte, che esce ogni 2 settimane. Ho lavorato spesso sui campi come qua, della salute, della psicologia, delle relazioni uomo-donna e questi tipici delle riviste femminili. E mi ha fatto molto piacere dopo questo progetto lungo che mi ha durato più di un anno. Questo lavorare per le riviste è un po' più veloce, che ti chiedono, dopo 3 giorni devi fare una illustrazione, e mi ha aiutato anche molto a
fare un po' un stile o anche fare un po' veloce queste illustrazioni. Ma come vedete, anche qua delle volte sono sul campo delle teme culinarie oppure dell'Italia. Allora, sono un po' che i clienti, per loro sono l'illustratrice di questo libro, allora Italia e il cibo sono le due cose, ma illustro spesso su questi campi, ma non solamente. E qua ho illustrato queste bambole russe, come si chiama, babushke. Ho qua su un tema i padri che viaggiano con i bimbi. Queste sono cartoline che ho fatto. E come vedete, mi piace sempre aggiungere della tipografia come elemento per impaginare l'illustrazione, ma anche come dare un senso o dare la parola anche a un senso e fa qualcosa con l'illustrazione. Queste sono più illustrazioni che ho fatto liberi, che non ho fatto per un cliente, ma delle volte succede anche che faccio una illustrazione e dopo vengo chiesto da una rivista che avevano bisogno di un'illustrazione per la copertina, se ho qualcosa adatto per questo tema. Sì. La famiglia di mia madre, allora della mia parte tedesca, della mia parte della famiglia tedesca, nel mezzo mia madre, la più piccola, mi piace molto lavorare sui temi della famiglia, di queste memorie, di queste storie che si conosce già da bambina, che viene raccontato dai genitori, dai nonni. Ho usato queste immagini e spesso lo uso anche queste foto un po' per fare illustrazioni. Per esempio, qua si vede, una volta ho usato così, e poi ho anche fatto una storia su mia nonna tedesca e ho usato ancora questa. Queste sono tutte anche illustrazioni che ho fatto ho usato come modello foto di mia famiglia. E questo è un calendario che ho fatto per un'organizzazione tedesco-Polonia. Questo è ottobre, novembre. Questa è una rivista che fa delle ricette. Sì, come ho detto, ho fatto molto su questo tema. Qua i modi diversi a preparare il caffè nei diversi paesi, in Italia, Germania, Francia e anche nei paesi arabici. E qua ho fatto una pubblicità per San Pellegrino, per una rivista francese. Qua vedete un po' gli esempi come. Se vengo chiesto di fare questa illustrazione, spesso faccio prima i schizzi e lo mando al cliente. E qua, per esempio, vedete che ho fatto un schizzo così, un altro così, un altro così. E poi alla fine scegliono un'altra. E qua hanno avuto il bisogno anche di fare questa illustrazione orizzontale e verticale, verticale e orizzontale, e quindi era bene farlo con questi diversi quadrati che potevo combinare in modo diverso per fare orizzontale e verticale. Qua
Questo è un altro esempio di una illustrazione che poi dopo veniva, che avevo già e dopo veniva usato da una rivista e cambiato un po' queste due mele che la donna tiene. Qua hanno fatto di una bomba perché era adatto per il tema della rivista. È un'altra copertina di una rivista. Questo era per un giornale francese con sì, diverse regioni della Francia. E qua si vede lo stesso no, come si chiama? Toro? 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 Sì, ma un altro tema. Questo è il cibo per gli animali, che i cani e gatti cosa mangiano, che parti dei animali mangiano, è un po' un tema non tanto bello, per questo non volevano usare, la rivista non voleva usare foto, chiaro, che per questo ha chiesto me a fare su questo tema illustrazioni, che questo tema un po' brutta diventa un po' bello illustrato, e questi sono sempre i parti che mangiano i cani. Questo è per un giornale sul tema di lettere d'amore, come è cambiato nel tempo, che prima l'uomo cantava sotto la finestra, poi si scriveva delle lettere e oggi si scrive più email o nel computer. Buongiorno. Questa invece è una illustrazione che dovevo fare per la confezione di un caffè, ma nello stesso, con lo stesso illustrazione doveva essere anche adatto per il libro e per la CD, che è tutto del caffè. Questa è la copertina per un'agenzia di viaggio. Questa è indietro, una cartolina anche per questa agenzia di viaggio che è specializzato per viaggi, viaggiare con bambini, e il loro motto, si dice così, motto, è Zeit für mich, Zeit für dich, vuol dire tempo per me stesso, ma tempo anche per te, perché offrono che i bambini vengono. C'è qualcuno che cura i bambini. Questo è per la biblioteca di Amburgo, che Amburgo è la città, è molto famosa per il suo porto e quindi questi grandi questi navi di container. È molto tipico per Amburgo e questi sono tutti i libri che è scritto in diverse lingue, la parola libro su questo. Qua sono diverse copertine di libri. Questo non è un'illustrazione di me, ma è un'illustrazione che ha fatto un altro mia collega, e questa casa editrice mi ha mandato questo perché l'autore non è felice con questa illustrazione e mi ha chiesto di farlo nuovo. E Jan Weiler in Germania è molto famoso perché ha scritto un libro sul suo suocero italiano, perché è sposato con una donna che è anche mezza italiana, e ha avuto molto successo. E questo autore in un giornale scrive ogni settimana, scrive una colonna, e su questa colonna è uscito fuori un libro che si chiama My Leben als Mensch, la mia vita come uomo. E ho fatto anche qua delle schizze, diverse schizze.
E questo poi è uscito fuori, questa è la copertina che poi ho fatto. E questo libro ha anche illustrazioni dentro, nella parte interna. Lui scrive storie semplici della sua vita, ma sono sempre un po', sono le cose strane, lui collega un po' le cose strane, mette insieme. Io cerco la stessa cosa, farlo anche nelle illustrazioni, perché lui comincia a raccontare, non so, di qualcosa e poi finisce con tutto un altro tema. E io ho cercato a combinare queste teme un po' nella illustrazione. E poi, dopo che ho illustrato questo libro, ho continuato a illustrare questa colonna ogni settimana. L'ho fatto per 4 anni, allora ho fatto un sacco di illustrazioni. Secondo me è sempre utile di fare è come un esercizio, se lo fai ogni settimana, fai questa illustrazione, è chiaro che una settimana esce fuori che sei più contenta, una volta meno. Ma dopo un po' hai tante illustrazioni, è normale che non tutti sono perfetti, ma ti aiuta anche a stare in esercizio. Questa è per esempio una storia dove racconta che quando scrive sul computer poi viene il suo figlio e mangia il pane, quello croccante, e lo fa impazzire il padre, che tutti questi bricioli sono fra la testa tastatura. Così ho fatto questo misto di Knäckebrot e la parola tedesca per il pane croccante. Anche questo è una storia su un attore tedesco che è molto famoso. Non so, forse si conosce anche in Italia. Come si chiama? Ah, ed Eric, sì. Penso che in tutto il mondo è stato. Sì, poco fa è uscito fuori che lui ha un passato molto male della sua gioventù, quando è stato il soldato nella Seconda Guerra Mondiale. E ho provato a vedere un po' come il suo passato adesso lo prende nel presente. Sì, anche una illustrazione, e qua si vede, è uscito in questo giornale, Welt am Sonntag. Qua sotto, ma pure questa colonna è anche stato pubblicato così, che si poteva abbonamento che viene mandato ogni settimana, abbonamento. Questi sono esempi come era sulla pagina. Questa è una rivista tedesca, Stern, che è un tema sulla relazione dei genitori ai figli che pretendono tutti sono uguali, voglio bene a tutti uguali, ma in verità c'è sempre un figlio o una figlia preferita. Qua sul tema delle madri che hanno 6 mani a organizzare tutto, la famiglia, il lavoro, la vita. Questo è un giornale, Süddeutsche Zeitung, da Monaco, che era dei libri libri raccomandati per leggere l'estate. Queste illustrazioni faccio al momento per una rivista svizzera che si chiama Le Menu, e faccio illustrazioni sempre sul tema della cucina, come qua delle padelle, diversi tipi di padelle,
qua c'è la panna montata. Una colonna è sempre sul vino. Sì, sono questi nomi diversi per le misure, come si chiamano queste bottiglie di vino. Queste sono cartoline che ho fatto per un piccolo negozio all'Augsburg, nel sud della Germania, che si chiama Colonial e che vende libri di cucina e prodotti speciali. Queste sono cartoline per Natale, Angela e Angelo. Questo è un manifesto per una festa di cultura anche nel sud della Germania che fa cinema, musica, cabaret, letteratura. E questo ho anche portato, questo sono le come si, che per tagliare o per fare taglieri, sì. Questo è come si dice, un segnalibro. Qua, ho portato anche un po' dei miei libri, un po' sono anche, hai portato tu della tua libreria, sì, questi diversi libri, per esempio di quello che ho raccontato prima, La nonna, la cucina, la vita, ho una copia in francese, anche tu hai una francese, una tedesca, poi gli altri libri, La cucina verde, è solo in tedesco. Sì, ma anche per vedere, anche dopo, se avete voglia di vedere un po', potete pure prenderli per guardare. Sì, dopo questo, La nonna, la cucina, la vita, mi hanno chiesto di fare un altro libro con le ricette di cucina, ma poi il mio problema era che io non sono cuoca, anche se tutti. Poi hanno pensato, ah, tu sei brava nel scrivere libri di ricette, io ho detto, ma. La cuoca era mia nonna, io sono più specialista per illustrazioni o anche raccogliere queste storie, questa tipica atmosfera di una cosa, ma quindi questa la Cucina Verde è una collaborazione con un cuoco di Zurigo, Carlo Bernasconi si chiama, è lui. ci siamo conosciuti perché lui ha un piccolo ristorante a Zurigo che si chiama Cucina e Libri. Anche lui ha origini italiane, la sua nonna è anche italiana e quindi ha conosciuto questo libro, La nonna, la cucina e la vita, e mi ha invitato nel suo ristorante a fare una piccola mostra. E poi così ci siamo conosciuti, ci siamo capiti molto bene. È nato questa collaborazione con lui perché mi ha chiesto se non ho voglia fare un libro di ricette con lui, con queste ricette sono tutte di verdure. Allora è così che ogni capitolo è diviso, questo libro è diviso nei capitoli che ogni verdura viene presentato con un piccolo testo e poi vengono ricette per questa verdura. E ogni ricetta, o sui pagini delle ricette, poi ci sono queste piccole vignette che illustrano un po' la ricetta. Qua sopra a destra sono per esempio i gnocchi. Sì. E queste sono illustrazioni sì, della pagina intera dentro il libro. E come già dalla nonna ho cercato più che illustrare la propria ricetta, di illustrare più l'Italia e le cose tipiche. Che aggiunge un po' l'atmosfera che fa piacere guardare questo libro. E
Dopo questo libro ho fatto un altro, dopo la stessa idea di presentare sempre allora, invece dei vegetali, adesso sono le dolci e sono le frutte, sono pesca, ciliegia, albicocca, noci, eccetera. Anche qui è sempre uguale, che viene presentato la frutta e dopo vengono delle ricette. E piccole illustrazioni per le ricette. E mi piace molto lavorare su queste due pagine, queste doppie pagine, perché mi fa piacere combinare due illustrazioni. La cucina mia è un libro anche di... È vuoto, si può scrivere le ricette qua dentro, ma ci sono anche illustrazioni e vignette. Sì, questa è tutta la pagina. E dietro il libro ci sono queste etichette che si può usare quando si fa conserve. Sì. Questo è un libro di canzone. Molto tipiche, molto famose, più per bambini o quelli tradizionali. È diviso in capitoli, inverno, seconda stagione, ma anche secondo, ci sono primavera, estate, autunno, inverno, ma anche la mattina, la sera. Questo Jederzeit è per sempre. Questa è una canzone molto famosa tedesca, che il volpe che ha rubato non la gallina, ma quella bianca, l'oca. Loca. E questo è l'ultimo libro che ho illustrato, che ha niente da fare con la cucina e neanche con l'Italia. È il classico novello di Prosper Mérimée Carmen, che era il modello per l'opera Carmen, che penso che ognuno di voi conosce, che è questo brigadiere, l'uomo che si innamora di questa Carmen. Però anche qua un po' di cucina c'è sempre, un po' di alimentari. E questo romanzo fra di loro. Spagna. E mi fa molto piacere se mi piace il tema della cucina, delle ricette, mi piace illustrare, ma se lo faccio solamente questo diventa anche un po' noioso. E quindi sono sempre molto contenta anche di illustrare altre cose, come questo libro con le canzoni, oppure Carmen. Sì, questo sono stato da un'agenzia di illustratori per 6 o 7 anni. Mi sono separati poco fa, perché avevo l'impressione, per me non fa
più così tanto senso perché ricevo abbastanza lavoro e non. Sì, sì, ma era anche una esperienza interessante di lavorare come un'agenzia e lei mi ha aiutato molto a fare i contratti, parlare di non delle cose creative, ma più di queste quanto soldi chiedere e queste cose. Che è sempre un po' per una persona creativa, sono sempre le cose che non piace tanto a fare, ma è sempre importante anche quello. Sì, e lei ha sempre fatto queste francobolle che, senza valore, per usare per lettere, ma più come decorazione. E questo sono piccole pubblicità per un giornale svizzero che fa dei fumetti. Si finanziano con queste piccole pubblicità di negozi o caffè o case editrice che ricevono poi delle. Come si dice se una cosa colla? No. Se una. Lo stesso, non è così importante. E questo mi fa molto piacere perché, come vedete qua, anche questo testo, questa tipografia di questa. Per esempio, di questo ristorante che danno solo il testo, allora vogliono avere che c'è l'indirizzo, che c'è scritto restaurant, caffè, il numero di telefono. E io devo, è un po' come fare un puzzle, a fare un schizzo di una illustrazione che dà anche spazio per il testo che ci vuole e farlo in un modo che lo spazio è usato nel modo migliore per combinare queste due cose. E questo mi fa molto, molto piacere. Anche come qua, di avere queste tre righe e come combinare. E delle volte anche influenza l'illustrazione come qua, che anche la mano e i gambi diventano anche di questa forma. Ah, questo è di Frank Zappa, un citato? No, come si dice? Quello che ha detto Frank Zappa. Citazione. Music is the best. Ok. Queste sono illustrazioni che poi ho fatto per una mostra. Questo è un manifesto per un evento che ho fatto ad Amburgo, che era una mostra, ma c'era anche cinema e ho fatto anche letteratura. Se tu. No, anche racconta una storia. Come si dice? No. Se io leggo una storia che ho scritto io, come lettura. Ok, devo fare un corso di italiano per migliorare un po'. Scusate, delle volte mancano le parole giuste. Ok, va bene, questo è un manifesto. Questa è una cartolina che ho fatto per mio cugino che ha un bed and breakfast a Genova. Allora, se andate a Genova posso raccomandare questo, Ama Genova si chiama, è molto bello. Sì, è sempre le lettere, i caratteri o la tipografia che mi affascina. Queste sono queste lettere all'inizio di una storia che sono un po' decorate. E questo sono io con mia famiglia, ho due bambini e siamo stati a cercare è molto difficile a Amburgo trovare una casa e così ho fatto questa cartolina a lasciare un po' dappertutto e ormai da 2 anni anche abbiamo adesso un appartamento grande, ma fino a che mio figlio avevo 5 anni abbiamo vissuto in solo
tre camere molto stretto, era un po', dopo un po' ci voleva qualcosa di più grande. Siamo riusciti, anche se alla fine non con questa cartolina, ma questo è un logo, si dice logo? Sì. Che ho fatto per una trasmissione televisiva, che è un mio amico che nella sua cucina fa una volta al mese, adesso non più, ma ha fatto per un po', vive in un grande, in una fabbrica, con una grande, è solo una stanza grande, e c'è la cucina e tutto. E lui ha fatto questa trasmissione che lui ha cucinato nella sua cucina, poi c'era un musicista o una band che ha fatto la musica, e poi c'era sempre un artista che ha decorato il posto o ha fatto qualcosa con il posto anche. Questo è il sito web di loro. E per ogni volta è uscito una DVD e queste sono le per mettere la DVD su questo punto giallo. Questo è un progetto che ho fatto una illustrazione che ho fatto la bozza A4, allora abbastanza piccola, e poi hanno ingrandito su questo grande, grande cosa? Pannello. Poi ho colorato un po', e poi è stato esposto su un campo, ma c'erano tanti di questi, era come tu potevi camminare e vedere, non so, 20 di questi pannelli grandi in questa zona. E era l'idea perché su questo posto volevano costruire delle case e per fare la gente venire qua a guardare la mostra e vedere un po' che bel posto è e magari decidersi di andare a comprare una delle case che volevano costruire in questa zona. Allora, adesso un progetto che faccio già da più di 10 anni, si chiama Spring, o Spring, siamo un gruppo di artiste, solo femminile, allora solo donne. Ci siamo fondati nel 2004, poco dopo che ho finito a studiare. E siamo un po', il primo gruppo si è conosciuto quando abbiamo studiato, però con il tempo venivano anche altri artisti che sono di Berlino, uno che vive a Colonia, siamo di diverse università, non adesso siamo un gruppo abbastanza misto, anche come età. Quella più vecchia ha quasi 50 anni e la più giovane sono metà 20, 25. E così siamo un gruppo molto misto e molto, per me è molto ispirativo perché normalmente se lavoro per i clienti devo sempre fare quello che vogliono loro e in questo gruppo posso un po' sperimentare, ho un po' lo scambio con loro che si può parlare di quello che si fa e anche fare le cose sbagliate, non fa niente. E ogni anno pubblichiamo una rivista, ho portato anche un po' di esempi, questo per esempio è dell'anno scorso, numero 10, sì, diventano sempre un po' spesso all'inizio erano ancora più sottili, questo era il numero 6. E ogni rivista ha un tema, per esempio questo è Verbrechen, criminalità. E poi ognuno fa dei disegni su questo tema e ci sono quelli di noi che fanno più fumetti, ci sono altri che vengono più dal campo di illustrazione.
Poi sono altri che vengono più dall'arte libera, che sono più artisti liberi. E queste sono le copertine delle riviste 1 a 8, numero 1 a numero 8. Il tema, per esempio, è come criminalità o happy ending, poi storie della famiglia, posti speciali, alter ego. E questa è la copertina che ho fatto io. Sì, numero 6. E sul numero 8, che sono queste storie della famiglia, ho raccontato la storia di mia nonna tedesca. E tutte queste riviste sono anche sempre, le storie sono sempre tradotte in inglese, allora. Perché facciamo anche, lavoriamo anche internazionale, facciamo anche delle esposizioni l'anno scorso a Parigi, eccetera, e ci aiuta che facciamo anche in inglese a allargare un po' il pubblico. E mi piace molto di provare qualcosa di nuovo per questa rivista. Mi forza un po' di pensare un po' in un modo diverso. E per esempio per i posti speciali ho scelto questa tecnica con il carbone, di disegnare con il carbone su un posto dove sono stato tanti anni fa, a Odessa, adesso in Ucraina, che nei tempi che sono stato io era ancora Russia. E che mi ha impressionato molto perché mi sembrava come 100 anni fa. E nel numero 5, che è Alter Ego, ho provato un po', perché non faccio tanto fumetti, ma mi piace scrivere e mi piace disegnare. Ho cercato a combinare questo, raccontare una storia di me stesso e del mio alter ego, quello in questa storia è quello che disegna il mio alter ego, che lot, ho sempre lotta con questo me stesso che disegna. E con questo gruppo sì, facciamo ogni anno che esce questa rivista, facciamo una esposizione ad Amburgo e anche a Berlino in una galleria che si chiama Neurotitan. In questa galleria c'è molto spazio, così possiamo anche dipingere i muri. Anche qua ho sperimentato a fare questo disegno grande, perché normalmente faccio sempre solo disegni abbastanza piccoli. E poi facciamo anche disegnare al vivo, che il pubblico ci può dare delle parole e su que di queste parole poi sviluppiamo piccoli disegni. Anche qua abbiamo fatto questa azione già diverse volte. E qua è stato su questa trasmissione televisiva che vi ho raccontato, questa, dove ho fatto il logo, anche qua abbiamo lavorato con loro. È stato questo gruppo canadese e noi abbiamo fatto questi grandi uomini di boxing che erano come figurine che combattevano sì, uno con l'altro. Abbiamo anche disegnato al vivo lì. Abbiamo fatto un calendario con le poesie haiku, questi giapponesi. E
Abbiamo preso l'idea di questa rivista svizzero che anche Spring finanziamo con queste pubblicità che sono alla fine della rivista, perché non volevamo avere dei brutti pubblicità. Abbiamo deciso che offriamo il cliente a disegnare la pubblicità per lui. E così sono librerie, sono caffè, bar, ristoranti, agenzie di illustrazioni che poi ci sostengono a fare queste pubblicità. E poi anche lo vendiamo, queste riviste. Questi sono esempi che ho fatto io per queste pubblicità. Sì, è sempre questo gruppo che all'inizio c'era più, cambiava più, ma adesso siamo più c'è sempre qualcuno che magari perché ha un bambino che non deve fare una pausa per un anno o due o ha un altro progetto, ma siamo un gruppo abbastanza fisso adesso. E dopo 11 anni che abbiamo fatto 11 riviste, siamo anche un po' diventati sempre più professionali, ma non è sempre facile perché ci organizziamo democratici, allora ognuno, non c'è un chef e ognuno può parlare di tutto, però c'è una che si occupa delle finanze, c'è una che si occupa del website, una che fa il lavoro per la stampa, e così abbiamo imparato a organizzarci meglio. E l'anno scorso c'è stato l'anno del giubileo, 10 anni di Spring, e per il foto che facciamo ogni anno abbiamo sempre un tema, o per l'esposizione, un colore, un modo di vestirsi. E questo è l'ultimo numero che è uscito quest'anno, a luglio, del tema Miracoli. Abbiamo deciso perché siamo liberi, non abbiamo una casa editrice che ci dice cosa dobbiamo fare. Ci piace anche molto sperimentare nuove cose e questa volta abbiamo detto non facciamo una rivista come ogni anno, ma facciamo questo cartone con 15 poster, manifesti che si può leggere come una. Vi faccio vedere l'esempio. Allora, si può leggere come un piccolo. Allora, così. Ma poi c'è anche un poster, un manifesto grande. Era una nuova idea. Il prossimo anno facciamo di nuovo qualcosa di nuovo. Ups, cos'è successo? Ah, sì. Sì. Allora, io faccio i testi per le mie storie, ma succede anche che qualcuna di noi anche lavora con un autore, oppure ci sono 15 poster, ma c'è anche una piccola rivista con delle storie di autori che abbiamo invitato a scrivere per noi. Allora cerchiamo anche a fare nuove collaborazioni. Quest'anno a aprile io e un'altra di no nostro gruppo siamo stati invitati dal Goethe-Institut di Delhi, di India, a fare un workshop con artiste, anche solo donne indiane. Su questo workshop è anche nata una collaborazione che per
Non per il prossimo anno, ma l'anno dopo vogliamo fare un numero Spring con una collaborazione con artisti indiani, perché abbiamo questa connessione che è stata molto interessante, molto ispirazione. Sì, questo è il poster mio. E questa è la foto di questo anno che ha fatto una di noi, Caroline Löbert, ha fatto questa illustrazione e insieme con un fotografo abbiamo fatto questo collage che mi piace molto. E ci sono, di questo sono anche le cartoline, potete anche prenderle. L'ho portato. Sì, va bene, questa è di nuovo mia scrivania. Sono alla fine della presentazione, un po' tutto quello che ho fatto, un po' degli esempi. Se voi avete ancora delle domande, chiedete pure. Ah, sì, giusto. Sì, adesso sì. Allora, appunto, da non tecnica, in quanto qui ci sono illustratori che quindi sicuramente potranno fare anche interventi, diciamo, più pertinenti proprio di contenuto. Però una curiosità avevo, il rapporto ho visto, cioè tu usi molto appunto i timbri, si vede dalla scrivania, il collage, anche quelle tovaglie che sono bellissime, no? Che riprendi nelle illustrazioni. E il rapporto invece con il digitale, cioè tu poi fai, cioè qual è il rapporto che poi tu hai con il computer, cioè hai, poi rielabori le tue immagini? Sì, sempre un po' di più, però sì, le illustrazioni, come si vede anche qua, lo faccio tutto a mano perché mi piace molto lavorare a mano e questo era anche il motivo a scegliere professione, a fare qualcosa. Cioè, come bambino, bambina, mi è sempre piaciuto a disegnare, a fare delle cose a mano e quindi lo faccio più possibile così, ma poi lo faccio lo scan, lo pulisco e soprattutto per le riviste che deve anche essere che mi chiedono anche di cambiare il colore, preferisco anche magari fare su diversi livelli, per esempio se faccio una illustrazione è un fondo che faccio su due livelli che posso anche fare diversi esempi del livello del fondo che posso fare anche variazioni. Allora uso il computer anche a combinare delle volte o correggere anche o cambiare magari un po' un colore di un fondo, ma generalmente uso più fatto a mano, sì. Sono molto felice che tu sia qui oggi, quindi adesso ti intervisto. Vabbè, no, rispetto alle case editrici, no? Tu hai detto che il tuo libro ha avuto il primo libro, quello, no? Che ci ha mostrato anche tutte quelle copertine diverse, no? Quello della cucina della nonna. E volevo sapere, rispetto a quell'esperienza, tu non hai pubblicato qui in Italia, In cioè non hai Italia ancora. no, in Italia non ho ancora, no, perché anche questo libro di mia nonna che è stato tradotto in francese, inglese, polonese, ma gli italiani dicono, perché anche la mia casa editrice sui fieri cercano sempre di fare contatti, anche in contatto con una casa editrice italiana, ma dicono che una tedesca, per loro sono una tedesca che scrive un libro di ricette italiane, non funziona o non, però è stato tradotto, le storie sono state tradotte da una ragazza di Finale Ligure, il paese dove vive anche mia famiglia, che ha studiato tedesco, come diventare traduttrice a Genova e come tesi di laurea lei ha tradotto le storie del mio libro. Allora le storie esistono in italiano. Allora, se avete
Siete interessati? Posso mandare queste storie, le posso mandare in italiano. Altrimenti c'è il francese, inglese. Ah, e del Cucina Dolce c'è anche questo calendario, è uscito perché... Eh? Ah, non, perché c'è... Sì, del prossimo anno, sì. Non perché ho fatto per 4 anni questo calendario della nonna, ma poi non avevo voglia di ripetermi e così ho deciso di fare con i nuovi libri un nuovo calendario. Anche perché... Se una cosa, per me, dopo 10 anni ormai che esiste questo libro, La Nonna, e adesso nella 13ª stampa in Germania, allora è sempre in vendita. Ma per me è un po' una cosa, sì, è bello, è carino, ma diventa anche un po' noioso se sempre solo questa è la cosa che interessa. Si vuole fare anche qualcosa di nuovo e andare avanti. E al momento faccio un progetto con una casa editrice ad Amburgo, che faccio un libro di Amburgo, ma sempre scrivere un po' le mie storie personali, le mie impressioni di questa città e fare disegni, ma sono ancora all'inizio, dura ancora almeno più di un anno finché uscirà questo libro. Dove trovi ispirazione per le tue illustrazioni? Ho visto che, insomma, comunque illustri molto la tua famiglia, quindi dalle foto. Cos'altro ti piace guardare per ispirarti? Sì. Allora, io penso che sono le teme più adatti per fare una cosa creativa, sono sempre le cose che sono più vicini, che sono quello che ti tocca qualcosa dentro di te. E quindi sono sempre le cose più della famiglia, le cose private che mi interessano, le persone che mi impressionano, oppure anche una cosa che è molto importante per me è molto bello che si può anche combinare con disegnare e la musica, perché io sento tantissimo la musica mentre lavoro anche, di tutti i tipi, non sono solo una direzione, ma dipende anche un po' del mio umore, sì, che musica voglio, qualcosa un po' più... E quindi sono... Non posso dirlo preciso cosa mi ispira, perché sì, sono le cose che mi piacciono, ma generalmente è più un umore che deve essere giusto per fare un disegno. Di solito si guarda anche ad altri illustratori, ad altri artisti, anche un po' solo per ispirarsi o perché ci Sì. piacciono. Hai un artista a cui ti ispiri, che ti piace, che in qualche modo senti a te vicino? Sì, ci sono anche tanti artisti, o illustratori, artisti che mi piacciono molto e sicuramente anche ha una influenza. Già quando ho studiato la professoressa, da quale ho fatto anche la mia diploma, si chiama anche Feuchtenberger, è stato abbastanza giovane quando è venuto alla nostra università, aveva 34 anni, allora poco 10 anni più di me in questo tempo. E lei ha portato un po' qualcosa nuova, perché lei è artista, fa i fumetti, ma in un modo molto, molto speciale, molto nuovo. E ho portato anche tanti esempi di illustratori che mi piacciono tanto, che adoro. È sempre un po' che se vedo qualcosa che fa qualcun altro e mi piace tanto, succede anche che penso, ah, lui o lei è co così brava, voglio anche farlo così, è una motivazione magari provare qualcosa di nuovo, ma poi vedo che non funziona perché
sono io che provo a fare in un altro modo e diventa diverso, ma può anche succedere che tieni qualcosa di un altro illustratore, il modo come usa, non so, la combinazione di tipografia e disegno, e prendi qualcosa di questo altro illustratore, sì. Però anche altri artisti che mi piacciono tanto, che lavorano anche molto diverso, e io penso, oh, io non potrei mai farlo così, ma sicuramente anche un'ispirazione, anche di provare nuovi colori e tutto questo. Possiamo dire che poi questo materiale poi sarà anche... che tu avevi già preparato una lista di autori. Sì, io ho preparato... Mettiamo sul sito. Ho preparato questa lista con tanti esempi di siti di altri illustratori che mi piacciono molto. Sì, posso anche fare poi... fa vedere degli esempi. Per questo è bello avere la possibilità di progettare, perché adesso che facciamo il laboratorio ci sono sempre anche esempi di non solo di me, ma anche di altri illustratori che vi voglio far vedere. Adesso conoscete un po' me, il mio lavoro, e sapete un po' chi sono che fa questo workshop con voi. L'idea è anche, per questi 2 giorni, la mia idea è anche di introdurvi un po', non so, mi hanno detto che qualcuno di voi è anche professionale come illustratore e ci sono altri magari un po' meno, non lo so, dobbiamo vedere un po'. Però mi piacerebbe lavorare un po' sulla combinazione della tipografia e disegno. Voglio fare un po' di esercizi. Oggi magari facciamo un po' di esercizi, tipografia e un po' di cose della cucina e così. E domani ognuno magari può fare una illustrazione, una cartolina o... anche creare un logo per qualcosa, può scegliere ognuno che fa una piccola cosa, un piccolo lavoro sul dove c'è la combinazione tipografia e illustrazione. Ci sono altre domande? Ci sono altre curiosità? Se no, ok. Allora potremmo fare così, una piccola breve pausa per un caffè. E poi ci rivediamo, insomma, qui giusto 10 minuti, un quarto d'ora, ok? Va bene. Allora, continuiamo con il laboratorio adesso. Come vi ho detto, ho una passione grande per la tipografia, perché secondo me i caratteri e la tipografia è molto... ha una estetica sua e ha di più anche la possibilità di anche portare anche un senso quando scrivete una parola, ha un senso, ma anche una cosa della immaginazione, si dice così. Sì, la tipografia, l'alfabeto ha diversi livelli. Questo forse è un po' difficile per me a esprimere in italiano, ma per esempio, se scrivo la casa, voi come italiani vedete più il senso, ok, vedete, ah ok, la casa, e non guardate così tanto della tipografia, ma capite più il senso, ah questo vuol dire la casa. Invece per esempio se scrivo una parola tedesca, per esempio, qua siete ancora nel grado di magari di leggerlo, almeno se non capite il tedesco, magari qualcuno di voi anche capisce il tedesco, ma se no potete leggerlo, Glück, ma non capite cosa vuol dire.
E poi se continuiamo che ci sono anche altre scritte nel mondo, per esempio l'India, non so, io non sono non conosco, ma per esempio anche i segni giapponesi, non so che questo non è giusto, ma lo fa. Se vedete qualcosa così che probabilmente ha un senso, questo no, ma un carattere della lingua cinese o anche altre lingue, voi vedete solo ancora la forma. E questa è la cosa che perdiamo un po' se usiamo la tipografia tutti i giorni, quando scriviamo lo usiamo solo come una cosa che dà un senso alle parole. E voglio fare un po' esercizi a capire un po' i caratteri più anche come una forma che ha una sua estetica. Vi faccio vedere un po' esempi. Questo è un alfabeto che abbiamo fatto con Spring per la 10ª edizione. Ho fatto io con due altre illustrazioni che abbiamo fatto un disegno di ogni lettera. E qua vedete un altro alfabeto che ci sono tantissime possibilità come fare i caratteri. È come un disegno che offre tantissime possibilità. E qua sono esempi che sono molto vecchi. Si chiama Depero. È degli anni 20, mi sembra. Che possono essere un po' più piano qua? Quando sono così mi dà un po' fastidio. Se così. E come vedete lui ha fatto proprio tutto il disegno, ho fatto solo con tipografia, ho usato solo queste forme della tipografia per impaginare queste illustrazioni. E questo non è di Depero ma di Scott Schwitters. In questi tempi anche gli artisti di Dada hanno usato spesso anche collage, usato anche parole. C'è questa Merz, l'immagine che si chiama Merz, perché c'è una parte nel disegno dove c'è tagliato Merz e per questo è chiamato il Merz, questo. E di Kurt Schwitters, sì. E anche qua è una rivista vecchia, non posso leggere, del 1929 mi sembra. Allora è anche molto 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 vecchio, ma mi piace molto questa tridimensionalità che come è usato il carattere X. E qua ho collegato un po' di esempi diversissimi di tipografie, di impaginazione di pagine con tipografia, per darvi un po' di ispirazione, quanti possibilità ci sono. Questo è un flyer per un club ad Amburgo. Se volete, se vi siete interessati, anche possiamo anche che dopo i laboratori mi lasciate il vostro indirizzo email e vi mando anche questi esempi, perché delle volte è bello averli come ispirazione anche. E questo è un esempio di una copertina per un libro che ha fatto la professoressa anche Feuchtenberger, da quale ho studiato. È un altro alfabeto. Qua c'è un po' una combinazione, è sempre la maggior parte è più la tipografia, ma
con elementi anche di illustrazione combinato, anche qua. Questi sono esempi, questi sono esempi di una collega che vive a New York, che per qualche edizione ha anche partecipato alla rivista di Spring. Questa è una ricetta illustrata, anche quasi solo con tipografia. C'è una pagina nell'internet che si chiama They Draw and Cook. Non so, conoscete? Questo sì, ci sono tante ricette illustrate. E queste sono copertine anche di libri di Jonathan Safran Foer. Questi sono anche esempi molto, molto, molto vecchi, perché prima conoscete questi giornali vecchi con queste scritte molto decorate, come ogni carattere è una immagine. Un libro di schizze. E questo è anche un esempio che mi è piaciuto molto, perché la lettera, così ogni lettera è proprio una illustrazione che... Esistono anche tanti libri di queste, ho anche un libro che ho portato, un po' di fotocopie, che è solo di tipografie fatte a mano, anche perché mi piace molto. Ci sono anche quelli designer che sviluppano le tipografie nuove, ma a me piace molto quella tipografia proprio fatta a mano, proprio individuale. Dei alfabeti. Questi sono anche esempi molto vecchi di un gioco di francese, mi sembra, no? Sì. Va bene. Allora, adesso la prima parte pratica che voglio fare con voi è adesso che tu hai portato un po' di cartone nero, o anche voi avete portato, e poi io ho un sacco con dei caratteri, così ognuno di voi, quanti siamo? 12, 13? 15, 14. Quindi, ok. Allora, direi che prima ognuno tira un carattere, e poi di questo cartone nero direi che citiamo un po' la misura, deve essere più o meno questa misura, fino a 4, e cercate senza disegnare,
con la matita, senza disegnare, cercate a tagliare il carattere che voi attirate, è così che facciamo un alfabeto insieme. E non deve essere molto lavorato, che fate delle figure, no? Solo sì, ma può essere proprio anche facile, molto semplice, non deve essere con tante figure e fare una figura, ma solo che vedete la forma del carattere un po' come una casa o come una forma geometrica che sì, allora sì, o anche sì, potete anche ma non che fate delle figure o delle decorazioni, ma potete anche scegliere a fare una lettera, come faccio un esempio. Allora, tagliato magari così, oppure potete, se tagliate solo, questo è un N, o se tagliate solo queste linee avete anche già un N. Così magari fate anche due diversi. Dobbiamo vedere che alla fine abbiamo di ogni carattere abbiamo almeno due esempi, ok? E ognuno, perché questo è tutto l'alfabeto, è tanto per essere che non ognuno fa un A o un B, che ogni lettera. Allora, per lo streaming diamo l'avviso. Quindi, ok, va bene. Mm-hmm. Ok, quindi A. Sì. Allora, adesso allora, quindi facciamo in questo modo, siccome parte l'attività di Gesù. Sì, ok. Allora, siccome appunto adesso parte l'attività di laboratorio, facciamo l'attività che andremo a fare, l'ha appena introdotta appunto la rissa, quindi per chi ci sta seguendo possiamo dire che interrompiamo per una ventina di minuti, circa una mezz'oretta, l'attività in modo tale che poi ci rivediamo con il prodotto realizzato e con la seconda parte. Ok. Cosa ho dimenticato a dire è che facciamo i caratteri ma non piccoli, ma grandi, ma maiuscoli. Maiuscoli, sì. Ok. Allora si pescano le carte. Sì, pescate le. Uno o due. Ci vediamo tra mezz'ora. Sì. Ok. Va bene, continuiamo. Allora, adesso abbiamo fatto questo breve esercizio con l'alfabeto, che ognuno di voi ha fatto uno o due lettere, caratteri. Secondo me è molto, molto bello vedere anche tutti i stili diversi, ma vanno bene insieme anche come un alfabeto. Sì. Cosa pensate voi? Siete contenti? Sì. E anche mi piace, sì, si vede anche questo è successo anche a uno che ha fatto il C, e la forma che è rimasto dentro era un'altra C, oppure l'E, che poi la forma negativa. E secondo me anche mentre fare qualcosa si inventa anche una cosa nuova. Non è sempre che si ha l'idea in testa e poi tu lo fai. Secondo me se quando lo stai facendo, il processo creativo comincia. È molto spesso è così quando io faccio un'illustrazione o un'idea in testa, ma mi accorgo che non riesco a risolvere come lo voglio, allora devo continuare. Anche il caso delle volte porta le idee più belle, spesso come abbiamo fatto qua. È chiaro che ogni lettera, ogni carattere ha il suo carattere. per esempio l'O è questa forma rotonda, poi ci sono queste lettere che sono più, rotondi, più quelli un po' più geometrici. Sì, allora si può veramente giocare all'infinito con queste forme, è sempre una cosa, si può sempre inventare cose nuove.
Una cosa che vi ho fatto vedere prima era anche questo aspetto geometrico della lettera, che si può anche fare con le ombre o questa tridimensionalità, che si può anche capire i caratteri, sì, come avete visto qua, ha una forma geometrica, ma può pure diventare un oggetto tridimensionale, che vedete anche spesso sui negozi, questi che hanno queste lettere sopra. Io direi che, perché siamo ancora nel streaming, che faccio vedere, perché anche oggi pomeriggio non abbiamo più il proiettore, vi faccio vedere ancora alcuni esempi di combinazione, tipografia, illustrazioni che ho portato. L'esercizio che vorrei fare dopo, adesso, è che ho fatto delle fotocopie di un foglio con, non sono solo quadrati, ma dove l'ho messo? Dove l'ho messo la mia? Ok, lo faccio dopo, lo cerco dopo. È un foglio che ha verticale, orizzontale, così, e aiuta molto a creare una scrittura, creare una dei caratteri tridimensionali. Proviamo un po' a creare una parola, magari prendete una parola breve che ha da fare con la cucina, come pane, come pentola, e proviamo a farlo in questo modo tridimensionale. Se trovo questo foglio, poi vi faccio vedere ancora. E adesso vi faccio vedere alcuni esempi. Dobbiamo girare di nuovo la camera verso di là. Posso anche usare questo. Ok. Come era per... Come è più comodo? Visualizza, che fallo a qua, visualizzare come, sì, ma all'inizio devo cominciare dall'inizio, aspetta. Ok, qua sono alcuni esempi di illustratori che... non faccio play perché voglio fare io. Sì, ho fatto la pausa adesso. Sì, ok. Ok, e questo di nuovo un esempio di questo... Depero, ho dimenticato il suo nome. Sì, Depero, ma il suo primo nome è Massimo? No. Perché è italiano, no? Conosci? Fortunato? Fortunato si chiama? Depero, sì. E questo anche per Vanity Fair. Sì, questi sono esempi un po' più vecchi, però questi sono esempi anche di nuovo per copertine di libri. Come anche si può, come vi ho fatto vedere anche questa tipografia dove era food, mood, food, life,
questo dove ogni carattere è una illustrazione anche qua con il yoga. E come vedete, che vi ho fatto vedere anche negli esempi che ho fatto io su queste pubblicità, quando c'è poco spazio per illustrazione e la tipografia, fa anche senso o può essere anche molto carino di combinarlo, anche in un modo che è una parte della tipografia o come qua, è proprio nella illustrazione, nei posti dove c'è, sì, come anche qua, che si usa una forma, un'illustrazione per mettere la tipografia dentro. E questi sono sempre tutti questi esempi con la mano. Oppure anche qua, che si sceglie questa forma di questa bottiglia whisky per... E diventa un po' misto anche come una etichetta, una confezione di questa bottiglia whisky. Anche qua la bottiglia è un po' forma sua, ma un po' fatto dalla tipografia questa forma. Ho qua questa goccia. Oppure si può anche usare, se ha l'illustrazione, si può anche usare lo spazio intorno dell'illustrazione, che è ancora che è più il fondo. Per far vedere anche qua, sono sempre gli spazi liberi. E non sono nello spazio, che si usa proprio anche i piccoli spazi come fra la braccia e la gamba, questo di riempire proprio ogni piccolo spazio con la tipografia. Anche qua. E qua è anche come si dice quando si fa qualcosa, mette molto bene insieme la... Ah, scusa. Forse devo spegnere. Lo spengo. Ok. Qualche volta c'è una lettera che comincia in una figura e poi diventa la parola. Anche qua. Questi ultimi esempi sono tutti esempi di Nora Krug, questa illustratrice che è tedesca ma vive a New York, ci insegna anche alla Università Pearson. Anche questi sono esempi di lei. Sì, e nei fumetti succede normalmente che c'è sempre il testo e l'illustrazione, l'immagine che deve sempre avere abbastanza spazio anche per la tipografia. E specialmente quando si fa illustrazione, non so, per anche riviste, eccetera, anche è spesso molto utile avere la tipografia, anche come esprimere sì, quello che si vuole far vedere. Questa è una illustrazione di Stefanie Wunderlich, ha fatto anche questa copertina di Spring, e lei lavora nel stile di taglia solo di cartone, e taglia elementi anche di giornali, riviste, dei cartoni colorati, o delle volte fa anche lei
disegni che poi lei taglia e la combina, fa un collage con questo. Questo è un altro artista, è un tedesco, si chiama Henning Wagenbrett, è anche professore nell'Università delle Belle Arti a Berlino. E lui lavora molto in questa tecnica di serigrafia. E questo libro ho anche a casa, lui ha illustrato storie. Delle volte si riceve questo email dall'Africa, io sono fuggito di qua e ho 5 milioni sul conto, e raccontano una storia, cosa è successo, un incidente del mio padre, per questo dovevo fuggire. E questo email lui ha raccolto e poi ha illustrato queste storie che sono sempre un po' molto fantasia, sì. E lui è questo stile molto grafico anche nelle persone, nelle illustrazioni che fa. Questa cosa che si mette in una mano o anche nella testa, abbiamo già visto diverse volte che è sempre usato anche spesso. Questo non lo so, no, forse. Non so, tanti esempi ho anche trovato nell'internet e così delle volte anche non so nemmeno io se sono illustrazioni per che cose, delle volte si può anche vedere, ma no, questo non mi sembra. Ok, e questo sì. Sono esempi che ho trovato, che questo non so nemmeno che illustratore è, ma sono esempi che mi hanno piaciuto come combinazione con la tipografia, illustrazione. Questo invece è uno dei miei idol. È un illustratore tedesco che si chiama Attac e lui è molto bravo e fa dei libri meravigliosi. Non so se sono usciti anche in Italia, ha fatto diversi libri. E lui usa anche molto la sua tipografia, ha fatto anche libri per bambini come questo, ma anche qua il testo scrive tutto a mano. Ho portato un piccolo libretto di lui, vi faccio vedere dopo. Questo invece è un manifesto per un pezzo al teatro a Berlino e ha fatto Romy Blümel, che è anche parte del mio gruppo Spring. Anche questo è il teatro. Questo le cartine sono anche molto, anche spesso nei giornali, sicuramente lo conoscete, che anche della città, magari Londra, shopping a Londra, poi ci sono illustrazioni in combinazione con la tipografia. Io Tarzan e tu Jane. E questo si chiama Martin Hake, sempre un illustratore tedesco, che è anche molto bravo. E lui per esempio lavora anche a mano, fa anche collage, taglia, ma lo combina tutto al computer. Allora fa la combinazione degli elementi, poi fa al computer.
Puberty, why me? Ok, sì, va bene, questi erano gli esempi di illustrazione. Adesso devo cercare un attimo questo foglio. Posso togliere? Come lo facciamo? Facciamo di nuovo così che spieghiamo. Solo che devo cercare questo foglio altrimenti. Ah, ho trovato, penso che è qua. Ah no, no, è l'altro. Dove l'ho messo? Ah, qua, qua. Ok, va bene, adesso ho trovato. Sì, ognuno di voi si può prendere uno. Facciamo più che proviamo un po', e per chi questo è troppo difficile può anche fare in un altro, può anche fare su un foglio bianco. Allora, chi vuole provare a fare una scrittura tridimensionale si può usare molto bene questa carta, perché avete già le dimensioni, e si può provare a formare delle lettere, dei caratteri, proprio provare a farlo un po' tridimensionale con l'ombra, oppure come ho visto, avete visto nell'esempio, che si fa un po' la forma come se fosse potete provare questo, provate a scrivere una piccola parola, magari una breve parola, come volete. E per chi lo trova questo troppo complicato, ho un sacco di alfabeti che ho stampato, tanti esempi, e potete anche provare, o potete anche fare l'uno o l'altro, e chi è molto veloce può anche fare tutte e due, che prendete un po' questi alfabeti che sono scritte del computer, e provate a disegnarlo a mano e fare una parola, e cercate a proprio copiare questi caratteri di questi alfabeti. E scegliete un alfabeto e provate a farlo a mano e potete, sì, potete scegliere quello che vi piace. Questo e questo. Sì, direi, o potete anche scrivere il vostro nome, come vi pare. No, questo direttamente su questo foglio. Se fatto questo, lo fate sul vostro sulla carta bianca, e potete usare matita, o potete usare anche inchiostro, come preferite a lavorare. Potete anche usare la nera, fineliner, pennello, come vi piace. Sì, pensavo che è bello usare una, perché è un esercizio, se volete meglio fare il vostro nome, io do la libertà anche scegliere un'altra parola, ma potete anche usare una parola che è un condimento, una pentola, acqua. Va bene, allora diciamo che... Ok, va bene. Quindi adesso... Allora, adesso, dopo appunto la spiegazione dell'attività che faremo, l'attività laboratoriale, c'è un'altra pausa, perché appunto il laboratorio prosegue qui. Se voi intanto anche da casa volete provare, siete liberissimi di farlo, poi ci mandate magari sulla pagina i vostri esercizi, le vostre attività. A dopo. Va bene, allora adesso stiamo a fare questi esercizi. Qua ci sono già alcuni esempi, questa scritta tipografia tridimensionale, non so se si vede bene, anche questo esempio di Giorgio, sei il tuo nome, e tu? Giuseppe, ok, e polpo, arti, cosa? Arricciata, ok, non è. Allora, siamo ancora in corso di finire questo, tu vuoi ancora dire qualcosa? Insomma, chiudiamo adesso qui lo streaming e vi ringraziamo se avete seguito, ecco,
il laboratorio dal basso forchette di cartone e l'interessante workshop con Larissa Bertonasco. Vi diamo appuntamento per il prossimo incontro, il prossimo workshop che si terrà questa volta di pomeriggio il 21 novembre con Tai Puglia, e prima ancora vi diamo appuntamento per questa sera, perché come vi diceva prima Vittoria, noi ci sposteremo dalla sede del laboratorio che è Vita Pugliese e andremo alle librerie Storie Nuove, sempre qui a Conversano, per inaugurare una mostra con il gruppo regionale della Puglia Racconta di illustrazioni sul tema identità gastronomiche. In occasione appunto poi della mostra ci sarà Larissa che consegnerà dei premi simbolici, diciamo dei libri messi diciamo a disposizione per gli illustratori dalla libreria appunto Le Storie Nuove e dalla libreria Svolta Storie di Bari. Quindi sarà anche l'occasione per conoscere, per chi non ha partecipato al workshop con Larissa, e anche per conoscere gli autori delle bellissime illustrazioni che sono già esposte in libreria. Va bene, arrivederci, a presto.